stati dei sogni. Questa è la fabbrica, con il suo rumore altissimo, l'aria grigia e fumosa. Penetrando nel formidabile frastuono mi dicevo: vecchio mio, starai male. Ce la farai a resistere a questo strepito? Come fanno i miei compagni a conservare il loro sangue freddo, a mantenere la precisione dei gesti senza incidenti? Eppure tutto sembra avvenire senza orgasmo, con la tranquillità di chi fa la stessa cosa ogni giorno, senza averne paura. Davanti alla pioggia di faville, che si fa sempre più alta, sembrano diventare trasparenti. Un mattino qualsiasi, quando ancora è buio e l'aria è rigida. La storia quotidiana dell'operaio ha inizio da questo punto. È la bicicletta all'alba che lo accompagna alla piccola stazione della città vicina. Alla piccola stazione si trovano i compagni di tutti i giorni. L'operaio si confonde con loro. La sua storia continua in mezzo a loro. È un po' di strada a piedi, tutti insieme. Una lunga fila quasi assorta nella calma del mattino. Poi la fabbrica, sempre uguale, chiusa nelle sue mura, e l'urlo di sirena che li chiama in un unico appello. La storia quotidiana dell'operaio ha termine solo a sera. Si scende dal treno e ci si dilegua come uno stormo di passeri. Quando spingevo la porta di casa cominciava l'amore, la vera vita. Anna mi aspettava. Baciandola dormivo in piedi, la testa pesante, la nuca indolenzita. Anna mi si stringeva vicino. Questo lavoro quanto tempo impiega ogni volta? Circa 1,2 minuti. E che operazioni deve fare ogni volta? Molte. Per imparare queste operazioni quanto tempo ci ha messo? Ma circa un paio di giorni, cioè ho 16 ore effettive di lavoro. Cioè in 16 ore lei ha imparato il suo lavoro? Sì. E da allora ha imparato cose nuove, cose diverse? Ma niente, più monotone, sempre più monotone. Cioè che cosa significa per lei oggi il lavoro? Ma niente. Solo la sopravvivenza. Nell'autunno del 1969, in occasione del rinnovo del contratto di lavoro, gli operai si organizzano ed escono allo scoperto. I lavoratori della Fiat non sono né selvaggi né banditi. Alla Fiat, alla Pirelli, alla Lancia. In tutte le grandi fabbriche del paese, le milioni di voci singole dei lavoratori diventano un'unica voce, forte, compatta. È l'autunno caldo dei lavoratori italiani, la più imponente mobilitazione sindacale unitaria della storia repubblicana, che rompe anni di silenzio, mutando i rapporti di forza tra operai ed imprese. Solidarietà al nostro volto a tutti come siamo. Mettiamo una casa sul vetro e dire per due volte ho dato la solidarietà e dopo vedrà che i metalurghi verranno dentro per il caffè sensato. I lavoratori chiedono aumenti salariali, diritti sindacali e un miglioramento delle condizioni di lavoro.
Gli anni Ottanta arrivano come il risveglio da un sogno, improvviso, brutale. Sta nascendo un'economia diversa, che non ha più al centro il lavoro, la fabbrica, il prodotto. Si vive in un presente che appare estraneo, nel quale ci si sente smarriti. La voce operaia, che era stata compatta per circa un decennio, inizia ad incrinarsi. Per quanto riguarda la professionalità, il sindacato ci ha un po' bloccati, ci ha messo su un unico livello. Il sindacato ci impone, cioè è tutto uguale, cioè se c'è una lira di aumento c'è per tutti. Noi come sindacato accetteremmo pure questo discorso. Però è logico che se la dava uno, la dava tutti quanti, nella stessa categoria, nella stessa misura, chi stia un discorso fuori? È sbagliato. Cioè, nel senso, noi dobbiamo cercare di portare uno stabilimento, dico il nostro per altri stabilimenti, a un livello competitivo di lavoro. Ma se noi non facciamo straordinari, facciamo degli scioperi, facciamo questo, vogliamo la paga unitaria per tutti, se c'è una lira tutto per tutti, se c'è un'ora di straordinario da fare, un solo reparto, un'ora di straordinario bisogna farlo in tutto lo stabilimento. Dopo quei 35 giorni sugli operai è sceso il silenzio. Dal nostro paese non sono sparite le fabbriche. Le industrie hanno continuato a riempire di merci il mercato. Ma degli operai che le hanno realizzate sappiamo molto poco. Sono andate in una grande fabbrica, in una delle tante industrie di eccellenza che convivono nella perenne doppia anima di questo paese con realtà opache, con fabbriche e luoghi dove il lavoro, irregolare, insicuro, porta alla morte. Qui scopri la parte competitiva del nostro paese. Sono grandi fabbriche piene di operai sapienti e specializzati. Il mio lavoro consiste nella movimentazione dei materiali. I miei genitori, mia mamma era casalinga, mio papà operaio. L'impressione che avevo dalla vita di mio papà era che fosse una vita dura. Una vita molto dura. Probabilmente ho preso da lui nella passione per il lavoro, perché pur essendo anche su un lavoro manuale, non era un lavoro niente di speciale, però lo faceva con passione. Quella che era la vecchia catena di montaggio praticamente non esiste più e sicuramente la produttività è aumentata. Di conseguenza non avevano tutti torti gli operai che pensavano che si potesse migliorare. Una volta logicamente quando si proclamava uno sciopero la gente ci seguiva, si bloccavano le fabbriche, non entrava nessuno, eccetera. Oggi la realtà è cambiata. Prima di tutto c'è il precariato, logicamente, che uno dice prima mi interessa avere il lavoro sicuro, poi dopodiché discutiamo sugli scioperi.